E non poteva che finire così, con il pubblico che ha cantato e ballato in allegria. Il concerto La Via della Musica, andato in scena giovedì sera al Teatro Maggiore di Verbania. Sul palco il pop coro, che ha proposto alcuni dei più grandi successi dagli anni 50 ad oggi, con i maestri Barbara Billet e Paolo Frigerio. Una serata voluta da Lions Club Verbania con finalità benefica, che aveva registrato con largo anticipo il tutto esaurito e una cifra di circa 5.000 euro destinata all'Emporio dei Legami, il supermercato sociale di Verbania. La presidente del Lions Verbanese, Renata Montalto, ha evidenziato l'attenzione costante della cittadinanza a questi eventi benefici e rimarcato il motto del club: We serve, proprio a sostegno e servizio della comunità. Rimarcato anche il supporto dell'amministrazione comunale, il sindaco Silvia Marchionini ha ricordato il tutto esaurito incassato anche dall'evento Lions dello scorso novembre, sempre in aiuto a chi vive situazioni di difficoltà e contro le disuguaglianze. Sempre su questi temi ha ricordato due prossime inaugurazioni: quella del nuovo ambulatorio odontoiatrico solidale sopra la farmacia comunale il 23 di marzo e la fine lavori dell'ex circolo socialista con due nuovi alloggi con l'intitolazione del palazzo all'ex sindaco Giacomo Ramoni in programma il 10 di marzo. Il presidente del CIS Verbano Aldo Reschini ha ricordato il rapporto stretto dell'Emporio dei Legami con il club di servizio. Il Lions è stato 5 anni fa tra i fondatori del supermercato solidale. L'attività dell'Emporio è cresciuta molto, di pari passo con la domanda, ha spiegato Reschigna. Sono oltre 500 attualmente le famiglie che si rivolgono al servizio ogni mese, 220 di queste sono italiane. Una domanda crescente fa nascere crescenti bisogni. Se prima la raccolta alimentare proveniva soprattutto dall'invenduto dei supermercati e da donazioni, oggi il 43% dei beni offerti all'interno dell'Emporio deve essere acquistato e quindi pagato.